Palla ancora è in possesso a questo punto Recagno che spara una bordata da fuori area. Battuto da Cafurnelle, la difesa matuziana sbaglia i tempi del fuorigioco. Remedia Geraci in presa bassa. Cas salta come Birilli tre avversari e scarica un bolide che Geraci disinnesca. Al quarto minuto di recupero, compagnone su posizione prova a riequilibrare le sorti dell'incontro. Geraci da campione mette in più pericoloso dalle parti di Geraci. Questa volta è toccato a Luca Pesce. Ventesimo minuto. Calcio d'angolo battuto per lo scambio corto con la conclusione bloccata da Geraci e il rilancio lungo immediato in anticipo. Anselmi si presenta tu per tu con Geraci. Anselmi, la palla finisce fuori. Perelli, opportunità per la Sestrese, esce Geraci. Perelli va e viene ribattuto. Carlins che fin qui non aveva costruito molto, complice anche il vento. Attenzione, bellissimo il pallone di Anselmo per Marafiori a immolarsi su questa conclusione da parte di Marafiotti. Ancora Salcu per l'inserimento di Antonelli che col sinistro sfiora, ancora Esposito, posizione regolare, col sinistro ancora Bertuccelli solo davanti a Geraci. Bertuccelli la conclusione, cercare di modificare il bando. Attenzione intanto a questo pallone profondo per Marafiotti. La difesa della Carlins si era un po' addormentata su questo rilancio lungo. Il sole contro. Tanto bellissima la punizione di Semperboni da lontano, su cui Geraci compie l'ennesimo miracolo di giornata. Col suo incedere a gettare scompiglio sulla destra, ce la fa, arriva sul fondo, il cross in mezzo. Guseo arriva sul fondo, palla in mezzo, attenzione alla scivolata, il salvataggio sulla linea.